Befana biancorossa al Palanino Pizza, stanno per affrontarsi le principali società sportive pesaresi, Vispesaro, VL, Italservice, padrona di casa, in uno triangolare o comunque in una manifestazione sportiva molto particolare dove i giocatori di basket giocheranno a calcio, i giocatori di calcio giocheranno a basket. È una manifestazione il cui incasso sarà devoluto in beneficenza al Banco Alimentare e alla Caritas Diocesana, arbitri di eccezione, principali politici pesaresi e sportivi. Michele. Allora, arbitreranno Mila Della Dora, Enzo Belloni e il sindaco Matteo Ricci. Quindi ci sarà da divertirsi a vedere i giocatori della VL che giocheranno a calcio e viceversa i giocatori dell'Italservice e della VIS che giocheranno a pallacanestro. Grande festa biancorossa, ci cimentiamo ad entrare per vedere appunto questo spettacolo dove ci saranno anche le Befane che largiranno regali ai bambini. Quindi grande divertimento, a dopo. Festa biancorossa. Siamo con Michele Marcelli, grande ideatore di questa manifestazione. Ciao a tutti. Diciamo che oggi si avvera il mio sogno, quello di vedere le squadre del mio amore, perché voglio dire, io sono pesarese al 100%, sono cresciuto con la Vispesaro, ho un passato nella VL con mio figlio, dalle giovanili. L'Italservice l'ho vista crescere, quindi ho fatto anche parte della società. Fare questo triangolare, diciamo che era un'idea che mi balenava da tempo e oggi finalmente sono riuscito a colmare questo gap, quindi tutti insieme. Peraltro davvero bellissima, una manifestazione che è destinata alla beneficenza. Vediamo i giocatori della VL che se la stanno cavando abbastanza bene col calcio a 5. Palleggi, colpi di tacco, una cosa incredibile, quindi direi di provare ancora di più, perché potremmo quasi dirgli di provarci quando giocano a basket. Anche, non so se poi nella pallavolo so che è possibile con i piedi. Nel basket no, in effetti. Grazie comunque, perché davvero hai avuto un'idea straordinaria. Queste sono cose che fanno bene alla città e fanno bene allo sport. Volevo ringraziare il folto pubblico che è venuto, che è intervenuto, perché tutto questo, come già detto, è in beneficenza. Quindi questo è, diciamo, la chiusura del cerchio. Certo. Siamo con Lorenzo Pizza, padrone di casa, una manifestazione davvero bella. Bellissimo, intanto grazie di essere venuti anche voi, così date visibilità a questa bellissima manifestazione, come hai detto tu, che è qualcosa di singolare, qualcosa di unico, quindi grossi complimenti a Michele Marcelli che ha organizzato tutto questo e un grazie alla Vispesaro e alla Carpegna Prosciutti che insieme a noi hanno aderito a questa bellissima giornata. Le tre principali società sportive di Pesaro riunite in un evento così eccezionale è veramente un vanto per la nostra città. Assolutamente sì, è qualcosa di unico, qualcosa di eccezionale. Siamo grandi tifosi della Carpegna Prosciutti, grandi tifosi della Vis, quindi noi siamo grandi tifosi dello sport a Pesaro e questa è la dimostrazione che lo sport quando unisce funziona. E adesso dedichiamoci a questo anomalo pallacanestro. Adesso ci sarà da ridere, perché già ci siamo divertiti nella prima fase, tra l'altro abbiamo visto una Carpegna Prosciutto bravissima nel calcio a 5, adesso vediamo, ci sarà da ridere a vedere i nostri giocatori e anche quelli della Vis giocare a pallacanestro, sarà tutto un divertimento. Grazie Lorenzo, buona Befana e buon 2020, grazie voi, di tutto, grazie. Stefano Cioppi, stiamo assistendo a una vittoria della VL. Allora io direi che potremmo fare anche un... Aspettiamo, che ancora non è finita e quest'anno di vittorie non ne abbiamo ancora viste, quindi allora, speriamo che il calcio a 5 ci porti fortuna. Dai. Che sia di buon auspicio. Beh, comunque mancano 5 minuti, 3-1 per la VL, contro la Vis non è da poco. Abbiamo già fatto il coro cambiate sport, quindi ai nostri giocatori. Una manifestazione molto bella per la città. Ma sì, è stato sicuramente molto bello e importante stamattina essere andati insieme ai ragazzi dell'Italservice e della Vispesaro all'ospedale pediatrico, incontrare i bambini che erano ricoverati lì, portare loro le calze con le Befane biancorosse. Ed è stato importante anche perché dopo la brutta sconfitta di ieri sera, portare i ragazzi a fare qualcosa di buono, magari
si sono sentiti meglio, perché sicuramente si sentivano in colpa per la sconfitta di ieri. Stamattina e stasera, giocando questa amichevole, si sentono forse un po' meglio nei confronti di una parte della città. Detto poi che comunque, nonostante tutto, nonostante la situazione, tu sai quanto Pesaro voglia bene la pallacanestro, quindi è un anno sfortunato, ma sicuramente non cambia l'amore di Pesaro nei confronti della VL. Per fortuna la pallacanestro a Pesaro va avanti nonostante i risultati, quest'anno sono assolutamente negativi. Dobbiamo ragionare bene sul futuro, perché è giusto finire a testa bassa perché i risultati ci dicono male, ma abbiamo davanti ancora un girone di ritorno nella quale siamo obbligati ad alzare la testa e a progettare qualcosa per il futuro, perché la pallacanestro Pesaro va avanti e deve andare avanti. Siamo con Lazzari, grande giocatore della Vis Pesaro. Senti, ma tu oggi scenderai in campo? Ma oggi non lo so, forse dopo a basket, ma contro, non voglio fare brutte figure, perché già ho visto, quelli sono troppo grossi e quelli dell'Ital Servi sono troppo bravi, quindi meglio seguire tranquillamente. Senti, ma il tuo sport preferito extra calcio qual è? Ma extra calcio mi piace molto il tennis ultimamente, anche se il basket comunque lo seguo, mi piace soprattutto la NBA, è appassionante pure più per la cornice di pubblico, lo spettacolo, che anche vabbè, per i giocatori che militano nell'NBA, che sono fortissimi. Sempre belle queste manifestazioni di beneficenza. Sì, siamo venuti tutti quanti perché penso sia giusto aggregarci, visto che Pesaro comunque è una realtà importante in tanti sport, e con l'occasione radunare tutti i bambini, i ragazzi, anche i tifosi, e trasmettere questo messaggio di beneficenza che è importante. Daniele, ti abbiamo visto in un'inedita veste di arbitro. Sì, mi hanno incastrato, diciamo, però è stato piacevole, è un evento bellissimo e vorrei venirli a vedere. Ora, appunto, che ho scoperto questa realtà, mi piacerebbe venire a vedere il calcetto a 5, calcio a 5 Serie A, che mi ha detto che è anche una squadra veramente forte, quindi mi fa piacere stare qui, è un giorno di festa. Sì, prima in classifica l'Ital Service, è veramente una realtà importante di Pesaro. Senti, ma questa manifestazione di beneficenza ci voleva in una giornata come oggi? Sì, sì, è bello che hanno accorpato tutto Pesaro e le società sportive, credo che per la città, per i ragazzi, per i giovani è sempre qualcosa di piacevole, che fa bene perché comunque unisce la città. Fa bene allo sport e fa bene alla società. Grazie Daniele, in bocca al lupo. Capitano e allenatore dell'Ital Service, ha sofferto molto questa prima partita. Sì, perché noi siamo stati intanto calmi, perché sennò dopo la vendetta sarebbe terribile con i canestri in campo, e lo sappiamo. E poi ci siamo divertiti un po', loro hanno una bella stazza, ci siamo divertiti, dai. Capitano Tony Nandel, bella manifestazione. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Unire tutte e tre realtà di Pesaro è una cosa molto bella. Abbiamo sentito dire gli esponenti della Vis che vogliono venire a seguirvi perché hanno visto che veramente c'è tanta tecnica. Ah, buono, buono, sono contentissimo. Magari vedere tutti qui al palazzetto. Siamo con Andrea Mancini, una bella iniziativa che ha portato tanto alla Caritas. Sì, ha portato tanto, soprattutto in termini di calore umano, di gente che non frequenta magari gli ambienti del volontariato tutti i giorni, ma che sceglie di passare un giorno così importante per gli altri. Questo penso che sia un bel messaggio da restituire alla città intera. Perfetto, la vostra organizzazione si occupa di tante cose, in particolare? Ma proprio in questo periodo dell'anno stiamo raccontando alla città che l'emergenza abitativa è raddoppiata, se non triplicata, e anche quella sanitaria. Abbiamo persone che non possono permettersi medicinali o cure mediche o comunque riuscire a pagare l'affitto, per cui stiamo veramente gridando questa problematica perché è presente nella nostra città e chiediamo veramente l'aiuto di tutti. Quindi tanti che hanno partecipato questa sera danno sicuramente una mano per una buona causa.
Assolutamente sì, e lo daranno ancora di più se racconteranno la loro esperienza qui oggi per ripeterla in futuro e anche in altre situazioni simili. E magari continueremo a stare vicino alla Caritas. Grazie Andrea, grazie di tutto, grazie. Siamo con Silvana Della Fornace del Banco Alimentare, anche questa è un'organizzazione che oggi beneficia della benevolenza dei pesaresi che sono intervenuti a questa bellissima giornata. Esatto, hanno un grande cuore i pesaresi, ci conoscono, però voglio dire che il Banco Alimentare è davvero grato perché ha un magazzino qui vicino in via Fermo e fa un'attività giornaliera di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari ai poveri. Noi arriviamo a 16.000 persone nella provincia di Pesaro, quindi considerate che la povertà purtroppo è in aumento e abbiamo dei costi anche noi nell'attività, perché la nostra attività è gratuita, ma per i mezzi, le utenze, insomma, queste iniziative meravigliose, sportive, spettacolari, ci aiutano tantissimo nell'attività. Quindi io voglio ringraziare veramente chi ha immaginato, ha sognato questa manifestazione e ha pensato di dedicarla a noi, quindi siamo molto felici di questo e vi ringraziamo di cuore. E vi chiediamo anche, vi invitiamo a visitare il nostro magazzino a Pesaro che lavora tutti i giorni dell'anno, quindi secondo me hanno dei buoni. Lo faremo senz'altro, anche per ricordare alle persone che in realtà il Banco Alimentare non è che c'è solo la giornata della raccolta nei supermercati, ma è una realtà che esiste sempre e va sempre sostenuta. Tutti i giorni, soprattutto nella raccolta del fresco, dell'attività del fresco che si chiama City Cibo, che è un'attività che impegna circa 40 volontari la settimana, per cui è un'attività che chiede di raccogliere in tutte le messe aziendali, nelle pasticcerie, le rosticcerie, tutto quello che avanza nel giorno, e tutto quello che avanza nel giorno fresco viene consegnato ai poveri la stessa giornata, quindi immaginate che lavoro che c'è anche, no? Quindi vi ringraziamo di questo aiuto. Zanotti, non ti abbiamo visto in campo per giocare a calcio a 5, come mai? Purtroppo ho un piccolo dolore alla gamba, di conseguenza non posso giocare, però mi sarebbe piaciuto. Però dopo ci sarai nel basket oppure no? Dopo? No, ho un problema alla gamba, no, purtroppo no, ripeto, mi sarebbe piaciuto soprattutto giocare a calcio perché non ci gioco mai. Qualcosa quindi di diverso, abbiamo chiesto a Malek, perché è alto come te, se giocava a basket o a calcio, lui ha detto a calcio. Senti, ma il tuo sport preferito qual è fra questi due? Calcio o calcio a 5? A me piacciono tutti gli sport in generale, quindi non ho preferenze. Okay. Questa è una bella manifestazione. Però. Assolutamente, assolutamente, divertentissima. Malek, but do you play football or basket? I love football, so I play football, but I see a lot of guys from basketball I'm taller than them, so I must think maybe about basketball. I see that you kicked the last penalty. Good. Yes, it's for fun, you know, so always if you don't have pressure, you have fun, so. Cristian Pugioni, ti abbiamo visto prendere prima 7 gol dai giocatori dell'Ital Service, ti era mai successo? No, però è stata una bella partita perché tutto l'evento è un bellissimo evento perché riunisce sport differenti. Ci sarebbe piaciuto ospitarli anche sul campo a 11 perché... Ci credo! Con le porte più grandi, no, a parte gli scherzi. È bello perché anche i bambini si divertono. Riusciamo a divertirci anche noi e quando si riuniscono tre compartimenti dello sport e della città è sempre un bel momento, quindi tutto quello che è aggregante, soprattutto in una giornata di festa come questa, è un bel segnale. Tu hai avuto una carriera importante, ti era mai capitato di partecipare a una giornata come questa? No, onestamente no, l'unione di sport differenti non mi era mai capitato, quindi una bellissima iniziativa, bravi a chi l'ha organizzata e speriamo nella prossima edizione sia ancora più bella.
Allora, siamo qui con il DJ Auerbach, che vedo che hai sempre la manina sul cursore. Purtroppo, questa è la mia vita. C'hai il callo nelle falangine. Anche nelle braccia. Allora, com'è andato l'ultimo dell'anno? So che eri in piazza. È andato molto bene, molta gente, molto freddo. Difatti ho lavorato con la giacca-vento. Come fai con i guanti a mixare? Ma ho mixato senza guanti, però le mani erano abbastanza dure. Oggi vedo che sei qui per questa manifestazione, ho visto che la VL sa giocare a calcio. Ah, molto bene, ho visto che ho fatto fatica, però ho visto che giocano molto bene. Lunedì bianco rosso della Befana, siamo con una Befana un po' particolare, Noemi. Noemi, sì, piacere. Ma cosa c'hai tu della Befana? Beh, in realtà mi è stato detto, ma guarda, non c'è bisogno che ti travesti, perché tanto potresti andare vestita anche così come sei normalmente. Vabbè, questo della Befana, io sono una Befana. Ti piace questa manifestazione? Tantissimo, tra l'altro sto facendo tantissime risate e abbiamo delle scoperte sia del calcio che nel basket. Ah no, il basket ancora dobbiamo vedere, però per il calcio a 5 abbiamo delle scoperte anche nella VL. Vediamo un po' se vogliono cambiare sport. Tre tifosissime d'eccezione per questa bellissima manifestazione. Mirka, Sara, Simona. Senti, ma cosa siete venute a fare qui? Siamo venute a portare i nostri figli a sostenere la loro squadra, la Vispesaro. Stessa cosa, idem. Anche, anche voi la stessa cosa, non è che siete venuti a mangiare qualche panino, un po' di porchetta, no, eh? Bella manifestazione comunque, ci voleva. Sì, oltretutto sappiamo che è ricavato ma in beneficenza, per cui un altro motivo che ci ha portato qua oggi. Sara, ma tu giocherai? No, meglio di no. Allora, cari telespettatori, siamo qui alla conclusione di questo bellissimo evento molto divertente. Ricordiamo che è stato fatto a titolo di beneficenza per la Caritas e il Banco Alimentare. Ti sei divertito, Antonio? Moltissimo. A dire il vero, sarei voluto essere in campo anch'io, almeno nel calcio a 5 e nel calcio con la Vis, però giustamente non era il caso. Guarda, allora, per par condicio avrei voluto essere in campo con la VL. Tu con la VL. No, noi davvero ringraziamo queste tre società che hanno fatto questa bellissima manifestazione. È sicuramente un qualcosa da ripetere, un evento da ripetere. Hanno partecipato tutti con grandissimo piacere. Quindi, cari telespettatori di Rossini TV, grazie a voi e alla prossima. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Buon 2020.